La Toscana è da sempre uno dei principali distretti industriali del riciclo, ma le sfide poste dalla transizione verde e dagli obiettivi di sostenibilità richiedono una riflessione sul sistema della gestione dei rifiuti regionale. La presentazione del rapporto realizzato da REF Ricerche e promosso da CISPEL e Confindustria Toscana è stata l'occasione per illustrare, con dati a supporto, sfide e opportunità per la gestione efficiente dei rifiuti in regione al 2030. Noi abbiamo voluto dare un contributo collettivo alla regione, alla politica, ma a noi stessi anche, per comprendere il senso di responsabilità che tutti noi abbiamo in questa fase, per cercare di dare una volta per tutte quella che è una indicazione che è emersa anche da tutti i gruppi politici, la volontà di un'autosufficienza della regione. Noi chiediamo tanto un piano. Oggi noi presentiamo un rapporto, in questo rapporto le cose sono ben chiare di quelle deficienze che noi abbiamo in Toscana e quindi in un piano noi siamo anche disposti e proponiamo anche, siamo in grado di predisporre impianti tali da riuscire a colmare questo divario che c'è fra i rifiuti prodotti e quelli che sono sistemati in Toscana, quindi riciclati in Toscana. Il rapporto certifica come la strada intrapresa per raggiungere l'obiettivo del 65% di riciclo al 2030 sia quella giusta, con i 400 milioni del PNRR, grazie ai quali molte aziende hanno già presentato progetti di piattaforme per il riciclo, ma dall'altro sottolinea un fabbisogno notevole di nuovi impianti per il recupero energetico e il riciclo chimico. La situazione attuale è tutto sommato una situazione ereditata da una storia che ha visto la Toscana fare un grande affidamento per la chiusura del ciclo dei rifiuti sulle discariche, cioè sugli smaltimento, e questo, come dire, ha consentito fino ad oggi sicuramente di garantire degli sbocchi per i rifiuti prodotti dalle famiglie e prodotti dalle imprese nel territorio toscano. Ciò non di meno, questo ad oggi, come dire, si pone un po' in contrasto con quelli che sono gli obiettivi delle direttive comunitarie che ci chiedono di ridurre gli smaltimenti in discarica drasticamente nei prossimi 15 anni, dal 30% dei rifiuti urbani smaltiti al 10%. Questo evidentemente impone un ripensamento delle politiche di gestione dei rifiuti e soprattutto chiama la necessità di realizzare quegli impianti alternativi alla discarica che ci serviranno per gestire la frazione organica, essenzialmente con l'aumento delle raccolte differenziate, e anche il rifiuto urbano indifferenziato e gli scarti del riciclo, che necessariamente dovranno trovare una collocazione alternativa in regione, in impianti che ne garantiscano, come dire, il trattamento in sicurezza e in autosufficienza.